Continua il tour dei pitagorici in giro per la Calabria. In questa settimana la compagine rosso-blu si è divisa tra Rocca di Neto e Petilia Policastro. Abbiamo raccolto alcune dichiarazioni. Sindaco Nicolazzi, allora è stato proprio un bel trionfo, possiamo dirlo, a Petilia Policastro. Il Crotone Calcio ha trovato una grandissima accoglienza. E beh, come avete potuto vedere, diverse migliaia di persone erano in piazza Filottete, ma l'entusiasmo è stato lungo tutto il percorso che ha trovato i petilini sulle strade, assiepati, per salutare questa magnifica squadra che stasera sarà a cena con noi qua alla Favola Antica. Bene, comunque di questo bisogna ringraziare, è inutile girarci intorno, io l'ho fatto prima, l'ho fatto pubblicamente, lo rifarò sempre. Bisogna ringraziare ai fratelli Vren, che hanno avuto quel coraggio, la forza di crederci. Forse gliene hanno fatti di tutti i modi per farli retrocedere da questa grande impresa, ma loro sono andati capabilmente avanti, non hanno mollato, e adesso è arrivato il momento che anche i cittadini sostengono questa famiglia, perché va sostenuta, va tutelata, perché proveranno sempre a mettergli i bastoni fra le ruote, devono finirla. Caro Presidente, le scrivo, dunque, diciamo proprio un'apoteosi, proprio un'accoglienza di quelle strabilianti. Sì, a dire la verità è stata un'accoglienza che non ci aspettavamo, ma tutto il territorio della provincia di Crotone sta rispondendo con questo entusiasmo e lo sta trasmettendo anche a noi, quindi la voglia sempre di fare meglio. Ecco. Presidente, per la città di Crotone, per il crotonese, avere il Crotone in Serie A, cosa ci aspetta? Niente, la Serie A è un veicolo importante, non solo per Crotone ma per l'intero territorio della provincia. Noi abbiamo tante bellezze e questo, la Serie A potrebbe essere il veicolo per fare anche, voglio dire, vedere tutte le bellezze che abbiamo nel nostro territorio e ne trae un importante per il territorio. Bene, grazie. Grazie a voi. Allora, dici quanti gol farai nella Serie A questa volta, dai. Quanti gol? Non lo so, voglio sempre vincere partita e speriamo che il prossimo anno vinciamo tanti punti che possiamo ancora festeggiare. Nel frattempo, alla consueta conferenza stampa pre-gara, Juric ha lasciato spazio al suo staff, il professor Borelli, Corradi, Stepano Stojic, Macri e Moschella. Allora, dopo la conferenza stampa a Fiume, direi di parlare un attimino della partita, perché arriva l'Entella, una gara che sarà difficile perché l'Entella ha ancora l'obiettivo playoff, il Crotone vuole ottenere questo primo posto anche perché sarebbe il coronamento di questo grande campionato, Ivan. Ma certo, noi affrontiamo tutte le gare per vincere, soprattutto questa che sarà l'ultima, che ci può dare questo primo posto, che sarebbe una cosa storica, oltre alla promozione. E gli allenamenti sono sempre gli stessi, grande intensità, speriamo di fare una buona partita e poi dobbiamo guardare anche un attimo il risultato che farà il Cagliari. Insomma. Cagliari potrebbe quantomeno pareggiare a Vercelli, che la Pro deve ancora salvarsi. Alberto, dove si può vincere la gara venerdì? Quale sarà la chiave secondo te? Con l'intensità che abbiamo messo durante tutto l'anno, e sono convinto che i ragazzi sentiranno l'appuntamento, lo stadio sarà pieno, sarà una festa e non vogliamo deluderli, quindi cercheremo la vittoria. Purtroppo oggi non dipende più solo da noi, ma senz'altro noi cercheremo la vittoria e faremo un'ottima partita. Io ho detto già che sto qua bellissimo, che ho trovato davvero grandi umani qua, grande gente, anche società, tutto è andato bene, tutti mi hanno dato un mano qua. Niente. Tu sei la parte tecnologica della squadra, quando abbiamo capito, quello che riesce sempre a trovare il modo per velocizzare tutto.
Ok, guardo molto, guardo filmati, partite di avversari, anche nostri, anche do un mano a campo, cosa mi dice mister, io lo faccio. Sì, c'è stato tranne diciamo così, le prime due partite direi che abbiamo avuto un po' di difficoltà, soprattutto la seconda contro il Novara. E poi man mano che siamo andati avanti i ragazzi si sono espressi sempre meglio e quindi abbiamo fatto un grande girone di andata, 45 punti è una grande cosa. Ma il discorso di come dire, della primavera eccetera eccetera è un qualcosa che si costruisce settimana per settimana con gli allenamenti, non puoi pensare di... che quello che fai durante il ritiro poi ti possa servire per un anno, e quindi il segreto è stato quello di essersi allenati sempre bene, a grande intensità. Il segreto è stato che i ragazzi che hanno giocato poco si allenavano sempre forte, e questo ha fatto sì che tutti quanti mantenessero un livello di condizione ottimale. Senti, si diceva a volte che le squadre del sud erano avvantaggiate all'inizio dell'anno perché al nord pioveva, era difficile allenarsi, ci si allenava sempre in palestra mentre qui si correva. No, non penso sia questo, perché tutti hanno le strutture, poi io sono stato a Torino, c'è un caldo con un'umidità importante, quindi sono abituati al caldo anche al nord, quindi non è quello che fa la differenza. Poi quest'anno mi sembra che come primavera non è che abbiamo avuto granché, perciò... Forse per questo non c'è stata l'esplosione, perciò... gli altri hanno corso pure. Ma non lo so, può darsi, magari metteremo dei termosifoni, vediamo che si può fare.